paese negli ultimi mesi è veramente cambiato molto, il clima è diverso. Allo stesso tempo però è vero che partiti e personaggi politici in realtà sono ancora lì in stand by. Allora secondo me è importante comunque fissare alcuni punti nella mente e continuare a svelare questi falsi miti che hanno cercato di propinarci negli ultimi anni. Io ho preso in considerazione, occupandomi di mafie, ho preso in considerazione appunto il falso mito per cui la Lega e l'ultimo, il precedente governo, avrebbe agito contro le mafie molto più dei precedenti. L'ho fatto analizzando gli articoli che la Padania ha pubblicato sulle mafie al nord, e questo mi è servito anche per cercare di individuare che idea ha la Lega delle mafie. Allora, quando nel 1997 la Padania nasce, si è già consumata la rottura fra Berlusconi e il Carroccio, con la caduta del primo governo azzurro. È il periodo in cui Bossi non perde occasione per dare del mafioso al presidente di Cosca Italia. Famosa è la prima pagina, quella del 13 giugno del 98, in cui la foto di Berlusconi viene presentata accanto a quella di Riina, Brusca, Bagarella, Andreotti, eccetera, sotto il titolo Baciamo le mani. È il periodo in cui però si indaga anche la fortuna economica dell'imprenditore Berlusconi, e la Padania lo fa affidando una serie di inchieste al giornalista Max Parisi. Max Parisi che poi diventerà direttore di Tele Padania e uno dei collaboratori di Bossi. Allora Parisi pubblicherà una serie di inchieste appunto sulle relazioni di Berlusconi, dell'Utri, Alamia, Pisarda, la Banca Rasini, e proporrà più volte 11 domande sulla nascita appunto della fortuna economica dell'imprenditore. Ora, queste 11 domande, devo dire, confronto a quelle che poi ha proposto Repubblica durante lo scandalo Ruby, fanno impallidire le domande di Repubblica, diventano acqua fresca, perché è un momento di opposizione molto dura in questo momento a Berlusconi. Peraltro lo stesso giornalista poi scrisse anche un libro, Soldi sporchi, sullo stesso argomento, libro che oggigiorno è ovviamente assolutamente introvabile. Anche sul fronte dell''ndrangheta questo primo anno è un anno di grossa attenzione, e in questo momento la Lega è più lealista del Rai, per cui per esempio arriva a contare 20.000 affiliati e a denunciare che un negozio su tre sarebbe addirittura in mano alle mafie, dati gonfiati, ma comunque che testimoniano in questo momento un'attenzione sul problema. Per esempio, per dirvi, quest'anno ci saranno almeno 50 articoli sulle mafie al nord, che è un record che nella storia della Padania non si verificherà mai più. Allora, brevemente, dunque nel 1998 poi si sa che la Lega si dedica alla polemica contro gli immigrati, e nel campo che stiamo indagando avviene un traslitteramento dei termini che di solito vengono utilizzati per denotare le associazioni mafiose. Qui invece vengono usate per descrivere la microcriminalità o la criminalità straniera. Per esempio una banda di spacciatori magrebini viene definita una cosca, piuttosto che dei ladri albanesi che svaligiano le ville vengono definiti mafia. Ora, non si vuole minimamente sminuire crimini assolutamente odiosi, ma si nota che viene meno la precipitata del fenomeno mafioso, per cui diciamo, Nanni Moretti direbbe, le parole sono importanti, no? Di fronte a un linguaggio distorto si ha un'analisi distorta e quindi una risposta sbagliata al problema. Ecco, la polemica contro l'invasione ovviamente tra virgolette degli immigrati investe anche il campo criminale, perché dal 2000 si incomincia, anche con effetti abbastanza buffi, si comincia a denunciare l'avanzata appunto del criminale di importazione che ruberebbe il lavoro al criminale di casa nostra. Per esempio nel 99, descrivendo la situazione di Quarto Giaro, i fratelli Tatone vengono definiti con nostalgia una delle ultime gang italiane che ancora dominano Milano, dal momento che la gran parte ha dovuto lasciare il passo alle organizzazioni straniere che con la violenza si sono guadagnati altri grandi spazi. Questa denuncia del pericolo straniero, la Padania raggiunge vette veramente di comicità inesplorata, sempre nel 2000, commentando il rapporto del Viminale sulle mafie etniche e mostrando uno dei rari momenti di orgoglio patriottico, di solito non riservato neanche alla nazionale di calcio. Allora, leggo, cito testualmente, fra poco anche la criminalità organizzata sentirà l'effetto recivo dell'immigrazione incontrollata.
Tutti i traffici, infatti, stanno finendo in mano ai boss albanesi, kosovari, cinesi o nigeriani, e agli italiani non rimane altro che allearsi o scomparire, magari a colpi di pistolettate. A leggere l'analisi del Viminale, la globalizzazione dei mercati starebbe facendo venire meno il dominio di mafia, camorra, 'ndrangheta e della malavita pugliese. Il rischio è di venire addirittura fatti fuori da questi nuovi boss emergenti, violenti e senza scrupoli, capaci di organizzare una banda armata da un giorno all'altro. Nessuno conosce l'identità vera dei boss albanesi russi, nessuno sa dove si rintanino, ergo è sempre più difficile farli fuori nelle guerre di malavita. Al contrario, questi capibanda godono di grandi protezioni istituzionali in Albania, Russia e Montenegro e sanno benissimo dove e come individuare e uccidere i vecchi capicosca italiani di quartiere. Dove si noti accanto al rammarico per la guerra di mafia che non scoppia, il vecchio capicosca italiano che viene presentato quasi come una presenza amichevole, vicina, piccola, di quartiere appunto. La seconda perla del 2000 ci viene offerta da Davide Boni, vorrei ricordare oggi presidente del Consiglio regionale lombardo, che recatosi una mattina alle 7 all'ortomercato di Milano scopre testualmente uno dei più grossi traffici della criminalità extracomunitaria a Milano e uno di si chiede e cosa avrà mai scoperto. Gli extracomunitari acquistavano frutta e verdura per poi rivenderla in nero e non si pensa a un pezzo isolati di stranieri senza arte né parte, si tratta di un'organizzazione molto ben strutturata di cui i nordafricani rappresentano la bassa manovalanza mentre gli slavi e gli albanesi tirano le fila e quella è gente che non scherza. Questo all'orto mercato dove già dal 94 l'operazione Fortaleza aveva trovato armi e droga dei clan e dove peraltro alle 7 del mattino tutto il lavoro è già finito. In compenso però la Padania si dimentica di raccontare i processi che avvengono in questi anni molto importanti che hanno scritto la storia criminale di Milano, come per esempio il processo Wall Street, Nord, Sud, Calm Down. Allora, dal 2000 la Lega torna al potere, al governo, quindi quando si è al governo si sa che le cose vanno bene. L'argomento mafia al nord praticamente cessa di esistere, gli articoli diventano al massimo una decina all'anno, con unica eccezione, cioè il periodo dopo l'omicidio Fortunio nel 2005, lì sono solo 3 giorni, ma sono 3 giorni in cui la Lega dice quello che non ha mai detto prima, quindi per esempio l'infiltrazione permessa dalla corruzione, gli imprenditori che da vittime tengono vantaggio dal rapporto con le cosche, l'inquinamento dell'economia, ma ripeto, sono solo 3 giorni. Poi scoppia la rivolta delle banlieue parigine e di nuovo l'argomento mafia al nord sparisce completamente. Nel 2006-2007, giusto per dirvi la poca attenzione che il giornale porta a questo fenomeno, vi dico che l'operazione Oversize viene relegata in un trafiletto minimo. Allora, l'operazione Oversize è quella che descrive il passaggio di comando e generazionale all'interno della cosca trovato di Lecco, quindi non esattamente una cosca di serie B. E il giornalista riesce a farlo senza neanche nominare Emiliano e Giacomo Trovato, che vengono arrestati e che sono i figli rispettivamente di Franco e Mario Trovato relegati in carcere. Lo stesso per esempio nel 2007 Forking ripropone ancora il tema delle 'ndrine all'orto mercato con il famoso nightclub che viene chiuso. Bene, la Padania riesce a dare la notizia senza per esempio nominare Salvatore Morabito, che entrava e usciva dall'automercato con un pass fornito da Sogemi a bordo di una Ferrari e con un pass però da facchino e impiegato di una cooperativa. Ultimissima, brevissimamente, un'altra delle tante inchieste che non viene citata è la Sunrise. Questa cosa è buffa perché dopo anni di ossessione sul crimine etnico e sulle mafie etniche, bene, la Sunrise è proprio quella che scopre la joint venture tra criminalità cinese e il Mancuso di Monza. Bene, la Padania si è fatta scappare anche l'occasione di parlare di questa cosa. Coro, come sono quei tempi? Fuori. Chiudo velocissimamente. Allora, vi dico solo questo, sono tantissime le inchieste che non vengono citate. Dal momento in cui Maroni diventa primo ministro, chiaramente inizia un battage pubblicitario, per cui apertura di giornale quasi tutti i giorni, forte notizie, titoli a caratteri cubitali. Di solito i titoli sono sempre metafore belliche in cui Maroni è il cavaliere in lotta contro il male. Allora vi dirò solo questo, anche nelle ultimissime inchieste non viene mai parlato dell'aspetto politico.
Anche nell'inchiesta Infinito, per esempio, non si menziona mai quelle che sono le relazioni o anche solo l'appartenenza politica delle persone che vengono citate. Allora, vi concludo solo con una cosa brevissima. Allora, il fatto che la Lega abbia utilizzato in maniera machiavellica il tema mafia, io credo sia diventato assolutamente evidente quest'anno, dove anche prima in realtà, però si è avuto anche proprio la spaccatura all'interno del partito con le varie questioni Cosentino, Papa, eccetera. Nel 2010, con la condanna di secondo grado di Dell'Utri, la Padania è stata uno di quei giornali che ha parlato di sostanziale assoluzione. Allora io ho chiamato il famoso Max Parisi, di cui vi parlavo all'inizio, che aveva condotto tante inchieste contro Berlusconi e Dell'Utri, per chiedere se sostanzialmente non si sentiva tradito da questo, dal cambiamento del suo partito. Vi leggo la risposta semplicemente perché è abbastanza divertente. Mi ha detto: la politica non deve essere letta come fosse un rapporto personale, ma io sono convinto, anzi non ho certezza, che l'opinione di Bossi e tutti gli altri dirigenti del partito nei confronti di Dell'Utri non è migliorata, semmai è peggiorata. Ma per cercare di attuare il programma politico è stato necessario allearsi con il centrodestra, anche se al suo interno c'è tutta una serie di personaggi innominabili, non certo solo Dell'Utri. Ricordo benissimo quando Bossi, con un'espressione straordinaria, mi chiese con chi convenisse allearsi. Io devo scegliere tra un ladro e un assassino, disse, tu chi sceglieresti? E io gli suggerii i ladri, perché con loro si può sempre scendere a patti, mentre gli assassini ti pugnalano alle spalle. Vabbè, allora scegliamo i ladri, fu la sua risposta.